Ciao a tutti! Io sono il primo cino calzolino al mondo e mi chiamo Hu Chang Bodo Pivet e sono gestore della grande osmizza cinese Chin Chin de Mondupin. E oggi vi presento i nostri nuovi menu a 12 euro a persona per pranzo. Cominciamo con menu numero 1 che è Cineserie de Franz Josef, con antipasto di affettati misti, tra cui salame di serpente d'omaccio, parsuto di drago e sfere di placers. Primo piatto è iota in agro dolce. Secondo piatto abbiamo nidi di rondine con contorno di grondaia. Da bere vino rosso, refosco di Beijing. E per dessert una leggerissima crema calzolina, fritta. Secondo menù è alla barda di Confucio. Abbiamo antipasto, involtino primavera con buonissime alghe di barcora. Primo piatto è gnocchi di susini alla geisha e contorno di patate in teccia dell'imperatore. Secondo piatto poi pescavita con germogli di soia. E da bere Lao Tse Pivo, di famoso detto bevo pivo finché rivo Lao Tse, finché colo nome chapè. E per dessert struccolo de pomi del Sichuan. Terzo menù è menù di pesce dal nome Tumare Sistiana. Abbiamo antipasto, assaggio dei sardoni fritti alle mandorle. E poi primo piatto, wonton di pesce affogati in salsa Aivar. Secondo piatto, gamberetti fritti allo scoglio. Occio non magna tocchi di scoglio. Da bere vino Malvasia della seconda dinastia, della dinastia de Ming. Ti assaggi vino e ti dici, sa proprio de Ming. E come dessert, palacinca fritta con chifeletti e cozze. Giovedì su richiesta abbiamo anche cocai fritti. E adesso io vi leggo piccola poesia cino-triestina. Io che vengo dalla Cina, ora vivo a Opicina. Porto doni dall'Oriente e mi chiama il deficiente. Nostra osmizza è sempre aperta e oggi abbiamo grande offerta. Con menù dei tre saggi e compresa entrata in centro cinese di massaggi. Cosa aspetti? Porta qui anche tua moglie e non aver paura se lei ha doglie. Non è che lei aspetta bambino, è problema di intestino. Non avrà digerito il involtino. Ma tranquillo, indigestione quasi roba assai rara. Ma se capita, te potremo catinare. Oh, prenota un posto a osmizza cinese. Sì, è vero, USL nega fatto chiudere per un mese, ma colpa mia. Non sapevo che cinghiale de prepoto va conservato in celafrigo e non in condotto. Ma ormai, fatala sé. Vieni a osmizza cinese, aspettiamo solo te!